Oh, bentornati sul mio canale. Sì, ci sono ancora. È un periodo veramente orrendo. Adesso vedrete anche dalla spesa che cosa viene fuori. Perché, vabbè. Allora, ho operato mio marito. Una cosa di, diciamo, di manutenzione ossea dal famoso incidente. E poi ci siamo beccati tutti e tre intestinale. Per cui, forse ne stiamo uscendo. Allora, spesa. Intanto ho preso questo qua con i punti. Vediamo così si vede meglio. Non l'ho pagato, mi è venuto gratis, il Philips Enjoy the Touch Satin, dove vado a fare la spesa, Galassia, c'è scritto 000 quello che ho pagato, che giù dovrebbe costare sulle 40 euro, io l'ho pagato, per cui mi va benissimo. Poi è arrivato Re Giulia dei peluche della raccolta, adesso ho le altre schede pronte, ma se li sono presi tutti i peluche. Non guardate le mie mani perché ho dermatite dappertutto, perché tra lavare mio marito, tra lavarci per il discorso dell'intestinale, pulire eccetera eccetera, sono io completamente disidratata, le mani disidratate per il resto. Poi ho un sacchetto di latte perché adesso hanno voluto il latte Granarolo, lui, mio marito, il parzialmente scremato, e il piccolo invece gli ho preso quello verde che, se non mi ricordo male, era una vita che non lo prendo, è l'alta qualità, sì, l'alta qualità. E andiamo di Granarolo, perché adesso hanno detto che gli viene l'alito pesante. Ho messo questa cosa qua natalizia per terra, giusto per fare un po', non appoggiato per terra. Poi ho preso queste patate con rosmarino, che non solo sale e rosmarino se non mi sbaglio. Andiamo un po'. Patate grigliate 99%, patate sale e rosmarino, non hanno altra roba strana dentro, per cui le faccio in padella. Qua sono un euro 79 di 450 grammi della Selex, sono buone, mi trovo bene. Poi un po' di uova, perché chi mi segue su Instagram ha visto che ho fatto i biscotti, le frolle, adesso devo cominciare a fare qualcosina di torte per Natale, eccetera. Per cui le uova non mancano mai, una volta a settimana abbiamo la frittata, per cui e uova siano. Poi la mia immancabile erba cipollina. Vediamo, perché adesso stiamo pian pianino riprendendo a mangiare. Veramente, mamma mia. Poi zucchine. La luce fa un po' schifo qua, c'è la nebbia che va e viene. Oggi sembra che si sia alzata un po'. Ho trovato in offerta questi, mi pare 1,99 euro. È un pacchetto formato scorta di Trancino, una vita non lo mangio, non ho idea di come sia, perché una volta a settimana o due, dipende dal piccolo, gliela metto nella cartella. Stessa cosa questa, mi pare che fosse in offerta. Il pan di stelle merenda, più che altro perché essendoci a casa il grande, cioè il papà, anche quello vuole fare merenda, poverino. Sta male, allora deve avere le coccole. Poi pasta fresca all'uovo, questa, i bigoli, sì, i bigoli. Poi era in offerta questo a meno di 2 euro, l'Erdammer a fette, questo l'original, che io lo tengo in casa, tanto scade a febbraio, l'uso per fare o il toast o comunque i panini. Avevamo fatto scorta di questi qua che erano in offerta il mese scorso e se li ho finiti quasi tutti. Questi della Divella, gli ottimini integrali con uova fresche senza olio di palma, appunto di fibre, a lui piacciono, per cui aggiudicati. Era in offerta anche questa, la panna spray della Staffe, e ho preso anche questa qua. Ho cercato di prendere cose che comunque scadono in là, perché poi le mie solite sofficcette, adesso le metto qua così dopo. Mi piace questa cosa che non è appoggiata per terra. Brava Elena, brava, brava, facciamo bisogno solo. È in offerta questa, meno di 2 euro, le sottilette, il pacco quello grosso, però in questo periodo non mi vanno molto. Speck, queste erano 99, 1 euro, il pacchettino, questi qua mi piacciono un sacco, ma piacciono un sacco anche il piccolo. Non è che mette proprio bene a fuoco, eh. È il salame che fa così comunque, i puntini. Prosciutto cotto, speck, non ho preso il crudo perché ce n'è ancora. Uno spazzolino da denti, no, penso se lo porterà sul lavoro. 1,50 euro, credo, forse, di averlo pagato. Poi la carne rossa non riesco ad affrontarla, per cui ho preso tacchino, pollo, il piccolo che è il primo che l'ha presa, il primo che è guarito, lui vuole la pasta con ragù, per cui ci sarà il solito macinato, adesso arriva macinato per fare il ragù, che si è schiacciato tutto, ho preso quello giusto, sì. E il brodino ovviamente, perché quello stasera me lo sparo il brodino, vediamo se riesco a mangiarlo. Almeno calassi un po'. E un altro pacchettino di salame e il lievito, se riesco a prenderlo, che è quello che piace a me, questo ce la possiamo fare, lievitare. Non troverete tantissima verdura perché ovviamente abbiamo dato anche troppo, per cui tranci di pesce spada,
ci stanno, ok, che già stasera lo vuoi tranquillo, vabbè. Mele, io cerco queste, loro si mangiano pure quelle verdi, io cerco queste. Prezzemolo fresco, un pacco di riso, perché ne ho preso un pacco di Selex di riso, mamma mia, sembra colla, non sembra neanche riso, sembra colla. Verdura, allora, quella mista, troverete questa busta qua, un'altra busta, la sto mettendo tutto in braccio. Menta, perché mi serve per fare il pesce spada, come vi ho detto l'altra volta. Poi ho finito questo, il brodo granulare di pollo della Knorr, questo qua, lo metto per fare il brodo poco poco, me lo fa un po' di spazio, ma siamo ridotti così. No, perché se mi metto veramente sul tavolino cade tutto. Dei Wuster per fare, boh, ieri sera se li sono mangiati, io non ho mangiato ieri sera, loro sono fatti questi, leggerissimi proprio. Però li hanno tenuti giù, io quando abbiamo l'intestinale andiamo a cercare le cose che ci chiama. Poi ho preso quelle grandi carote, ho frazioni di carote che qui non mancano mai. Sono un po' floscetta perché sono sempre di corsa. E le patate, queste selenella. E poi al solito due o tre cose, insomma. E ovviamente quello che mi costa di più sono gazze sterili per fare le meditazioni. Pacco di gargazze sterile, queste con quelle erano confezionate una a una, queste sono confezionate in, sono 3-4 pacchettini con tante garze dentro, e un altro pacco di queste qua invece che sono confezionate una a una, perché praticamente gli hanno sfilato il ferro e il femore e gli hanno fatto la pulizia del ginocchio, per cui vabbè, me lo devo anche medicare, che volentieri, per carità, ormai no, le faccio da una vita le medicazioni, però non gli fanno neanche un controllo dal 7 al 22, vabbè. Alle graffe comunque non hai punti. E poi ho trovato in offerta il torrone classico alle mandorle, questo della Pernigotti, meno di 2 euro, perché mi serve per fare la torta che ho fatto in casa da Benedetta con il torrone, quella me la spara a Natale. Bottigliette piccole per il piccolo che se le porta a scuola, ogni tanto le sciacquo e gli faccio fare almeno 2 giorni, ne riciclo, diciamo, perché sennò veramente. Bottigliette invece di piccole di acqua frizzante per il piccolo da bere in casa, perché non ce la fa a prendere la bottiglia grande di acqua frizzante. E la Coca-Cola, che non è per fare pubblicità, ma noi quando abbiamo intestinale comunque problemi a digerire, la Coca-Cola non manca mai. Adesso, cara mia, raccogliti tutta sta roba e mettetela a posto. Ciao, un bacione.